in qualità, diciamo, di rappresentante istituzionale, perché voglio dire, sono ancora il sindaco di Marano, insomma, in uno Stato che secondo me, non so fino a che punto, è ancora democratico. Sinceramente, io da quando hanno fatto questa, diciamo, questo inizio di colonna, a fine colonna per quanto riguarda tutto l'esercito, io sono stato stanotte alle 2 e non c'era se non alcuni poliziotti, poi alle 5 hanno fatto, diciamo, questi interventi. Io sinceramente vedo una cosa un attimo fuori luogo, perché c'è bisogno della polizia, dei carabinieri, dell'esercito, per fare la lotta alla camorra, ai territori, alle difficoltà che noi abbiamo, ma non per prendersi una cava, che è proprio una stronzata secondo me. Lo dico perché partirei proprio dalla considerazione della Chiesa. La Chiesa, secondo me, in questo momento, al di là, diciamo, del Duomo, che ha un suo autorevole rappresentante, io penso che pure Gesù Cristo, quando è stato condannato, c'è stato qualcuno come Ponzio Pilato che si è lavato le mani. Io sinceramente guardo e vedo questa cosa in questa direzione, perché mi sembra che da questo punto di vista non c'è stato buon senso, anche perché chi ha fatto la relazione sulla cava del poligono, cioè la cava Lallero, è il geologo Cravero, che è stato incaricato dall'Arciconfraternita e ha detto delle cose puntuali. Allora, questa situazione mi lascia un po' perplesso, io penso che su questo dobbiamo fare qualcosa. Effettivamente noi a Marano abbiamo molti preti giovani, l'unico che ha fatto una serata di preghiera in tutta questa metodo è stato Don Ciro Russo, devo dare la verità, mi ha chiamato sempre, insomma è stato, come dire, anche all'inizio, la prima manifestazione, la seconda manifestazione, poi ha avuto ordine di non partecipare più. Ma io penso che in questa direzione dobbiamo lanciare dei messaggi e dobbiamo continuare a fare anche delle iniziative, così come penso che sabato è necessario mettere su qualche, diciamo, protesta che rappresenti anche una proposta, perché noi dalla nostra parte abbiamo sempre le ragioni, perché questi vogliono fare la discarica da una parte e poi probabilmente vogliono mettere pure un termovalorizzatore nelle vicinanze dove si chiama inceneritore. Allora voglio dire, secondo me stiamo proprio all'impero simile, allora proprio su questo dobbiamo fare chiarezza, perché se hanno fatto passi indietro su Agnano, che era una posto scena, io penso che devono fare proprio passi indietro su questo, perché è sbagliato fare una discarica in quel posto. Ovviamente dobbiamo continuare, però dobbiamo soprattutto creare anche un rapporto presenziale, certamente presenziale in quel posto con dei cittadini, cioè secondo me c'è bisogno di fare una richiesta specifica. Voi avete militarizzato, noi vogliamo stare là a presidiare per verificare che cazzo fate là dentro, che volete fare, ma non che ci devo andare io perché sono il sindaco, c'è un cittadino che è un tecnico e che capisce qualcosa o può riprendere qualcosa, perché oggi hanno fatto una scena, diciamo, come dire, sono andati tutti nella cava, tutti i fotografi, tutti i, diciamo, hanno fatto delle prese e quant'altro, però la verità è una sola, che noi oggi siamo qua e non ci sta la televisione, cioè ci stanno quasi abbandonando, probabilmente devono fare qualche martirio, io spero che questo non lo fanno, perché se fanno questo significa che non siamo più in democrazia, ma siamo in una dittatura militare, perché se siamo a questi siamo veramente in una situazione. Allora la cosa che io mi impegnerò come istituzione a sollecitare, non solo a partecipare a tutte le iniziative democratiche come abbiamo fatto fino ad oggi io, tutta l'amministrazione, tutti i consiglieri, ma in particolare fare una richiesta specifica per vedere là dentro che cosa stanno facendo, perché non ci devono andare i fotografi o quelli che fanno le riprese, ci devono andare i cittadini di questa zona, che qua ci stanno 1000 abitazioni, ci stanno 5000 persone che affacciano su quella cava, quindi hanno il diritto di vedere che cosa vogliono fare. Poi c'è bisogno di fare una bonifica di quella cava, di tutte le aree circostanti, e ovviamente io mi riservo non più tardi di domani mattina di mandare in procura diciamo, gli esami che sono stati fatti a spese del Comune di Marano per quanto riguarda le acque, perché ovviamente là vi sono delle situazioni che non vanno bene, non combaciano con quella dell'ARPA. Dopodiché mandiamo a qualche magistrato la verifica di questa cosa e vediamo se sono inquinate queste acque, come vogliono intervenire, da dove viene questo inquinamento, perché da qualche parte deve venire, sicuramente non da quella cava, da qualche cava vicina verificheremo. Allora c'è bisogno che noi ci crediamo, continuiamo a fare anche azioni legali
proteste civili e fare in modo che noi siamo vivi, perché se siamo vivi la speranza c'è e spero che la Chiesa in questo senso ci aiuti. Grazie.